Oggi ci trovate in un posto diverso. Per la prima volta la Valeria è al lato del conducente e guiderà il camper. Che hai fatto? Il dito medio? Ho incrociato le dita. Ah, pensavo che ho fatto il dito medio. Ma ti pare che fa il gestaccio? Beh, per me. Come sempre, prima di procedere, però, vi chiediamo di mettere un like a questo video e di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche. Un'operazione che a voi non costa nulla e soprattutto è fondamentale per essere informati dei prossimi video e soprattutto per sapere se la Valeria è riuscita nell'impresa di guidare per la prima volta il camper. Sì, dai, ce la faccio, ce la faccio. Che paura. Ed eccoci qua, vi sveliamo un piccolo retroscena. In realtà questo video l'avremmo dovuto fare dopo una piccola prova, cioè avremmo voluto simulare che questa fosse la prima volta di Valeria, ma prima farle fare qualche piccolo giretto. In realtà, per varie ragioni pratiche e di tempo soprattutto, non ci siamo riusciti, per cui adesso lei è seduta qui per la prima volta e si lascerà un pochino convincere da me. In fondo per lei non è la prima volta. Cosa? Quella di lasciarti guidare alla guida, visto sì. Che a causa di un incidente che ha avuto da ragazzina non ha mai più guidato nulla che avesse un motore e due ruote, eppure grazie a me ha ricominciato a guidare e addirittura ha preso la patente A. Pertanto adesso vedremo anche in questa nuova sfida. Intanto sistemati come... Mi devo avvicinare un pochino, ma qua mi battono le ginocchia. Beh, la seduta è un po' diversa rispetto alla macchina. No, sto scomodissimo. Sei molto più Penso che così dovrebbe andare. Secondo me andare un pochino più avanti. E lo schienale si può tirare. Dilla quell'altra parte. Ok. Così siamo nonna papera alla guida. Vai. Per il resto si guida un po' come la macchina, se non per gli ingombri. A me quello mi preoccupa, perché la macchina la so guida. Cioè, la so guida, ci sono da su, ma insomma. Allora, intanto, mettiamo in moto. Frene, frizione. E dai, questa a me mi sembra la scuola. Metti in folle. Frena a mano e dall'altra parte. Soprattutto l'ho tirato io. Perché quando premi, devi tirare leggermente verso l'alto. E poi mandi giù. È andata. Perfetto. Ok, via. Prima. E si va. Sì, ma c'è sei sopra. No, vai, vai. Ho esagerato lasciando la frizione. Credo proprio di sì. Ok, siamo in prima, sì. Figuracce ne abbiamo? Vai, tranquilla. Piano, delicata, da gas. E stacca lenta. Lenta, io ecco. Il piede lento non lo so fare. Cioè piano, rimani in prima. Vai tranquillo. Ecco. Perché in prima? Va bene. Allora. Sì, ho capito perché in prima. Perché in cammina in seconda. Maremma, che paura. Piano, piano. Adesso andiamo da questa parte. Di qua ti ci guardo io e non viene nessuno. Sicuro? Sì, ho guardato io, tranquillo. Vabbè, vai. Metto la freccia. Fidati. Ma io non ho messo nemmeno la cintura, dove vado? Sarà il caso di mettere la cintura prima di partire per arrivare. Arriva ormai allo stop, tanto siamo su un parcheggio privato qui. No, la metto prima di arrivarci allo stop perché... Vai, lascia, ci penso io, metto la mano da gola. Ma ci sono arrivati? Siamo tratti come una... Fino a qua la strada è larga, non ci sono nemmeno... Ok. Non adesso. Ci sono nemmeno i cosi. Allora. L'unica cosa che devi renderti conto è che devi allargare sempre, perché taglia le curve. Ok, per cui vai. Le marce, come senti, sono molto corte. Vedi? La posso fare però. A posto, mantieni la terza perché il motore è molto elastico, okay. Perché anche quando scende di giri, ridai gas e lui va su. Okay. Rimani in terza, mani sono sul terza. Volante. Sono okay. In terza, va bene. Allora. Quello che voglio fare adesso è portarti sul a fare dei test a coda al parcheggio. Come quando c'è la neve. Allora, adesso la prima difficoltà che incontrerai è rimani in terza, mani sul volante, è renderti conto esattamente in che punto stai della strada. C'hai due metodi. Gli specchietti ti rendi conto quanto sei distante dalla sì. linea qui. Dalla linea del lato destro e da qui dalla linea di mezzeria. Sì. E qui ti dà intanto ti rendi conto se stai al centro, troppo a sinistra, troppo a destra. Vabbè, mi pare di stare bene. In generale, una cosa molto facile che mi ha insegnato mio papà, per chi non lo sapesse, camionista in pensione, quando facevo le guide per la patente C, come riferimento è quello. Prendi quell'angolo
del parabrezza tra il montante e il parabrezza in basso destro, in linea di massima deve coincidere con la linea di mezzeria. Se il tuo occhio, passando per lì, è allineato con la linea di mezzeria, vai tranquilla. Ok. Sei posizionata bene. Mi pare di sì, dai. Ok, siamo a 29 km orari presi dal GPS, non dal contachilometro. Velocità di crociera. Possiamo azzardare, superare i 30 e infilare la quarta. Dai! Abbiamo messo la quarta. Oh, ma me l'hai detto te di rimanere in basso. Io sono stata buonina. Stai con le mani sul volante. Mai sul cambio. Va bene. Vai tranquilla. Tranquilla. Vabbè. Perfetto. Come stiamo messi? Siamo al centro? Siamo bene, perfetto. Bene, bene. Allora, mentre la strada rettilinea va avanti e siamo leggermente in discesa, in fondo a quella discesa c'è una cosa molto simpatica per te, che è la rotonda. Allora, una particolarità del camper è dover sfruttare molto il freno motore. Questo già ce n'ha molto di suo. E te ne accorgi subito. Alza di colpo il piede dal gas, senti. Questa sensazione che quasi si ferma, con l'auto non ce l'hai perché ha meno freno. Mettere la terza perché qua in quarta non gliela facevo. Ok, ce l'avrebbe fatta comunque, però va bene, vai tranquilla. Per cui le frenate vanno sempre anticipate, cercando di sfruttare il più possibile il freno motore. Ok, tolgo il piede dall'acceleratore, intanto per già cui, rallenta, va bene. Manco te dica la doppia. Andiamo sì, la doppia, in pelagare su storie troppo complesse. Ecco. La per doppia. Cui cominciamo a rallentare, metti la terza, delicata quando alzi il piede, delicatissimo come sempre. Prima di entrare butti la seconda, vai. Sì, ma dove vado? Che e adesso sono ti macchine, fermi perché sono macchine. Sì, e giù di prima. Tocca frenare, tocca affondare parecchio con il freno perché. Vai e fai tutta la rotonda. Pensavo non mezza. Stringere, cioè sì, torniamo da dove siamo entrati, cercando di allargare. In che modo? Vedi lo specchietto, cerca di avere una distanza sufficiente perché la ruota posteriore interna si avvicina molto al buio. Adesso usciamo dalla rotonda e riprendiamo la strada di prima. Qualche buca simpaticissima. Più che altro dimmi che qua stiamo passando vicino a degli alberi che sono stati potati bene, ma insomma bisogna stare attenti a quelli magari. In questo caso non te l'ho detto perché era una strada che già conosco bene. Ecco. 36 km orari. Va bene, devo mettere la quinta. No, era un traguardo, festeggiavo un traguardo. Ah, ok. Mani sul volante. Pensavo che mi stavi a prendere in giro. Mi sembra il peggio di un esaminatore dei. No, che suono, ma suona visto. Sempre. Guarda, mi sentivo meno agitata, sembro un esaminatore della motorizzazione civile. E vedi, ci sorpassano anche con la linea Mica lo sanno che rischiano corsa. Già. Vabbè, come si dice, donne, motori, gioie e dolori, eccomi. Vabbè, dai. Vabbè, pensavo peggio, solo che, insomma, c'ho la gamba che mi sta un po' scomoda. Io la. Non so dove appoggiare qui su in cima, ok, perché sennò dopo un po' si addormenta. Altra bacchettata di mio padre durante le prime guide, ma il piede pronto sulla frizione. Io istintivamente lo tenevo sempre quasi appoggiato lì, pronto per intervenire all'evenienza, e invece no, seppur minima la pressione del piede sulla la frizione potrebbe farla comunque lavorare alla lunga un po' sul riscaldamento. Si usura. Per cui comunque appoggiare il piede sinistro è sempre cosa buona per dare una certa stabilità. Sì, anche perché dopo un po' non lo senti più. Anche per questioni. Non vuoi rischiare di amputarlo appena scesa dal camper. Ok. Una questione di sopravvivenza. Va bene. Ora, stiamo rientrando. La strada, tratto rettilineo sta terminando. Volge al termine. Siamo in quarta, con sufficiente anticipo, rallenti, scali, sfreno motore, va bene la terza qui, va bene la terza. Ci basta? Sì. Ecco, la molla, il freno. L'importante è quello di cercare di anticipare la frenata, cioè arrivare nel momento in cui devi curvare, che la fase di frenata è conclusa, sfruttando il più possibile il freno motore. Nelle fasi in cui c'è discesa, non andare sempre accompagnando il freno, ma
preferibilmente concentrare le impressioni, in pressioni importanti di qualche secondo e poi rilasciare. Okay. Freni molto e lasci, piuttosto che accompagnarlo sempre, sempre. Per evitare il famoso cuocimento dei freni. Ci arriviamo alla prossima. No. E avanti, certo. Vai. Terza. Col petto di freno. Ok. Ti sei allargata, brava. Hai guardato lo specchietto destro, vero? Un pochino. Sì. Dritta, dritta. Quindi dritta non gira adesso. No, vai dritta. E dove porti? Vai. Fidati. Vabbè. E fidamsi. E giri qua, no? Ah, mi fai fare il giro così. Dove eravamo andati? Va bene. Qui non c'è bisogno nemmeno di mettere la freccia, ma io la metto lo stesso. Perché... qua. Attenzione, signore col cane. Sono molto pericolosa. Ma lui non lo sa. No, lui non lo sa, perché se guardavo i rami qui sopra. Qua per esempio più avanti mi devo allargare invece. Ok. Vai. Sì, vado. Vedo qua rientra dove eravamo prima. Va bene. Vabbè, pensavo peggio, Si balla. Già finito il giretto. A posto. Vai. Frena a mano. Dove è andata a finire? Allora, sottissimo. E spegni. Beh, che dire, alla fin fine è andata benato, dignitosamente, direi. Pensavo peggio, dai. No, io ero piuttosto fiducioso perché alla fin fine, parliamoci sinceramente, il camper è come un furgone un po' ingombrante, ma di fatto è come un'auto. Non a caso è possibile guidarlo con la patente B. Sì. Bisogna avere soltanto quelle piccole accortezze date dal fatto che è ingombrante, certo, ha il passo lungo per cui tende a tagliare le curve, soprattutto sui movimenti stretti, soprattutto un camper come il nostro che supera i 7 metri, certo, ha circa 2 metri di sbalzo dopo la ruota posteriore. Questo fa sì che quando si fanno le curve strette, molto strette, e la coda tende ad allargare, soprattutto poi se ci mettiamo anche un portabici da 4 come il nostro, per cui bisogna fare soltanto un pochino più di attenzione in questo caso. Quando ci si muove, attenzione agli alberi e un po' di prudenza, ma insomma se l'ho guidato io lo potete guidare tutti davvero. No, ma soprattutto ecco, frenare con anticipo, sfruttare il freno motore per non gravare sull'impianto frenante e avere fiducia nella moglie. No, anche perché era un passo obbligato, perché parliamoci sinceramente, se vogliamo fare quello che abbiamo in mente, cioè viaggi fare lunghi, qualche viaggio impegnativo, come si diceva, no? Sì, viaggi lunghi, insomma, bisogna darsi questo, il cambio. Lo possiamo anticipare, stavamo ipotizzando, vedremo cosa prevederanno le varie restrizioni. Abbiamo in mente due viaggi con chilometraggio importante, il Giro della Sicilia e andata e ritorno da Barcellona. Sì. Entrambi da casa nostra a Barcellona sono circa 1200 km e un migliaio sono la Sicilia. Sì. Poi anche perché poi lì va girata molto. E se vogliamo fare il tratti di strada in un tempo ragionevole, bisogna darsi il cambio alla guida, certo. Per cui far tutto a me, insomma. Era comodo, devo dire. Sì, immagino, sicuramente. Voglio vedere mentre guidi tu quanto me riposerò io, magari dormo. Che tu sarai così, tipo... tipo urlo di mucca. Dunque, a questo punto, donne all'ascolto, quante di voi guidano, quante già lo stanno facendo, o magari guidano sistematicamente al posto del marito, oppure, perché no, quante magari ancora non l'avevano fatto e vedendo la Valeria alla guida hanno preso un po' lo spunto e si sono lasciate ispirare e prendere fiducia e buttarsi in questa avventura che tutto sommato... No, si può fare, veramente, se l'ho fatto io lo può fare chiunque. Fateci sapere se vi piace guidare il camper, se vi piace
alternarvi alla guida, come vi organizzate durante i viaggi e quali sono le vostre impressioni, insomma. Vi aspettiamo. Bene, anche per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui su 5 in camper.